Claudio Sebastianutti a commentare una partita che cambia completamente lo scenario prospettato fin qui alla Lazio. Tornano ad avvicinarsi i play-out che prima sembravano distanti e questo immagino sia la cosa che innanzitutto fa più male, è così? Sì, è così, purtroppo è così, ci credevamo tanto in questi punti, erano 3 punti d'oro che ci tiravano un po' fuori da questa bagarre finale. L'avevamo preparata bene, speravamo insomma, nella nostra intensità, nella voglia che ci contraddistingue nelle nostre partite casalinghe. Oggi per 3 quarti di gara è venuta un po' a mancare, siamo partiti bene, li abbiamo aggrediti, ripartivamo, anche lì davanti eravamo abbastanza ordinati, poi ce la siamo persa un po' per strada, quest'ordine e questa intensità, a discapito di un Posillipo che veramente ha giocato un'ottima partita, ci ha messo in difficoltà, specialmente lì davanti. Siamo riusciti a fare poco, facevano un bel pressing iniziale, poi passavano con questo aiuto sul centro, lì ci hanno messo veramente in difficoltà. Indietro poi siamo stati un po' disordinati, loro qualche pizzico di fortuna in certe occasioni, noi non riusciamo a buttarla dentro, per un tempo sembrava che era proprio difficile arrivare lì davanti. Però dobbiamo recuperare le energie, soprattutto mentali, perché ci aspettano ancora 2 partite che possiamo fare punti. Dobbiamo andare a vincere a Catania e poi l'ultima in casa col Trieste. L'impresa sarà proprio lì a Catania, quindi con questi 6 punti comunque riusciremo a tirarci comunque fuori dalla bagarre dei play-out. Ci credi? Questo è positivo. Cosa è mancato oggi però? È mancato tutto quello che c'era nel primo tempo. Nei primi 5-6 minuti di gara abbiamo dimostrato chi siamo, poi dopo ce lo siamo un po' scordato, insomma, è salito un po' di nervosismo perché poi c'è da dire che è la prima partita importante che facciamo in questo campionato, quella che vale veramente qualcosa, però non ci scordiamo che comunque il nostro obiettivo rimane la salvezza. Noi diciamo, la cosa migliore è andar via senza passare per dei play-out. Possiamo dire che era grande, molto grande, troppo grande forse quello che è stato fatto prima, e questo aiuta a rimanere con i piedi per terra, no? Cioè la scalata è stata ottima, è stato fatto un percorso perfetto, forse ben sopra le aspettative, e quindi adesso è giusto confrontarsi con questa realtà che però la Lazio conosce e sa affrontare. No, la Lazio la conosce bene, la sa affrontare e l'ha già affrontata da vincente nelle passate stagioni, per cui questo qua delle retrocessioni è terreno nostro. È terreno nostro, oggi non siamo riusciti a farlo vedere al pubblico, al grande pubblico che è venuto, ma siamo lì, ci siamo e lo faremo vedere la prossima volta, non ci sono problemi.